Alla ricerca della perfida strega, seconda parte. Dorothy era rimasta immobile, come paralizzata, con Toto tra le braccia, a guardare con gli occhi pieni di lacrime lo scempio dei suoi poveri compagni, chiedendosi quando sarebbe stato il suo turno. E infatti già il re delle scimmie volanti aveva steso le lunghe braccia pelose, già stava per ghermirla quando notò il segno luminoso lasciatole sulla fronte dal bacio della buona strega del nord. Si fermò di botto e fece cenno alle altre scimmie di non toccarla. «Non possiamo nuocere a questa bambina», disse loro, «perché è protetta dalle forze del bene, che sono assai più potenti di quelle del male. Limitiamoci a portarla al castello dalla perfida strega e a lasciarla lì». Con mille precauzioni, come se manovrassero un oggetto di porcellana, le scimmie volanti sollevarono Dorothy e la trasportarono in volo fino al castello, deponendola sulla soglia. Il re delle scimmie disse alla strega: «Abbiamo fatto del nostro meglio per eseguire i tuoi ordini. Il taglialegna di latta e lo spaventapasseri sono stati distrutti. Il leone è chiuso nel recinto di ferro, ben legato. Ma non possiamo nuocere a questa bambina e neanche al suo cane. Adesso ce ne andiamo e ricordati che non potrai chiamarci mai più in tuo aiuto. Addio!» E tutte le scimmie volanti, con un gran fruscio d'ali, con grida e risate, si dileguarono nel cielo. La perfida strega osservò preoccupata e rabbiosa il segno luminoso sulla fronte di Dorothy. Un segno che le avrebbe impedito di fare del male alla bambina, così come lo aveva impedito alle scimmie volanti. Poi vide le scarpette d'argento e la rabbia divenne paura, perché sapeva quali poteri magici avessero. Stava proprio per darsi alla fuga quando notò l'aria abbattuta e spaventata della piccola e intuì che era all'oscuro degli enormi poteri delle scarpette che calzava. Si sentì subito sollevata e pensò che così avrebbe potuto farne una schiava anche senza ricorrere alla forza, e le disse in tono aspro: «Vieni con me e bada bene, dovrai obbedirmi in tutto e per tutto, se non vuoi fare la fine dei tuoi amici, il taglialegna di latta e lo spaventapasseri». Dorothy seguì docilmente la perfida strega, attraversarono una quantità di stanze lussuose e giunsero in cucina. «Lucida pentole e padelle!» fu l'ordine. «Spazza il pavimento e ravviva il fuoco nel caminetto. Porta su altra legna dalla cantina». Dorothy si mise subito al lavoro, ansiosa di fare del suo meglio, sollevata perché la strega aveva deciso di non ucciderla. Sistemata Dorothy, la perfida strega decise di recarsi nel recinto per bardare il leone vigliacco con un cavallo. Aveva intenzione di attaccarlo alla sua carrozza e di andarsene un po' in giro. Sarebbe stato davvero divertente. Quando spalancò il cancello, però, il leone vigliacco lanciò un ruggito così forte e le balzò addosso con un'aria tanto feroce che lei, spaventatissima, scappò via senza comunque dimenticarsi di richiudere il cancello. Poi gli parlò di là dalle sbarre, a distanza di sicurezza: «Se non posso bardarti, posso farti morire di fame. Non avrai mai niente da mettere sotto i denti finché non ti deciderai a fare a modo mio». E mantenne la promessa. Ogni giorno a mezzogiorno si avvicinava al cancello e chiedeva: «Ti lascerai bardare come un cavallo?» «Mai e poi mai!» ruggiva il leone. «E se osi metter piede nel recinto, ti mordo!» La strega non riusciva a spiegarsi tanta ostinazione, non riusciva a spiegarsi come il leone resistesse così a lungo al digiuno. Ignorava molte cose la strega. Ignorava che ogni sera, dopo che lei era andata a letto, Dorothy prendeva un po' di carne dalla dispensa e silenziosamente la portava all'amico. Poi si stendeva al suo fianco, appoggiava la testa sulla criniera e tutte e due si confidavano i propri guai, facendo dei piani di fuga. Ma non riuscivano a trovare il modo per uscire dal castello, sorvegliato dai winky gialli che, sebbene detestassero la perfida strega, per paura non osavano disobbedire e ribellarsi. Dorothy lavorava da mattina a sera e senza soste, e ciò nonostante spesso la perfida strega la rimproverava, la minacciava, minacciava di picchiarla con il manico del vecchio ombrello che portava sempre con sé.
Non sapeva che quelle erano minacce a vanvera, che quella vecchiaccia non avrebbe potuto sfiorarla neanche con un dito per merito del segno che le luccicava sulla fronte. Perciò aveva una gran paura, non solo per sé, ma anche per Toto. Una sera la strega picchiò il cagnolino sulla testa, ma lui coraggiosamente le si avventò contro e le morse un polpaccio. Dalla ferita non uscì neanche una goccia di sangue. Quella strega era così perfida che il suo sangue si era seccato ormai da molti anni. Passava il tempo e Dorothy diventava sempre più triste. Ormai disperava di poter rivedere un giorno zio Harry e zia Emmy, il Kansas grigio e polveroso. A volte piangeva per ore e ore con Toto tra le braccia che guaiva, il che era come se piangesse anche lui. Per la verità Toto non sentiva nostalgia né per il Kansas né per nessun essere umano, ma capiva che la sua padroncina era infelice e questo lo rattristava molto. La strega intanto non faceva che pensare al modo di impadronirsi delle magiche scarpette d'argento di Dorothy. Ormai aveva esaurito tutte le sue magie. Lupi, corvi, api erano morti. Il berretto d'oro non aveva più valore. Ma se quelle scarpette fossero diventate sue, avrebbe avuto tanti di quei poteri magici che neanche si era mai sognata. L'impresa però si presentava difficile. Dorothy si toglieva le scarpette solo quando andava a letto o faceva il bagno e la strega aveva troppa paura del buio per entrare di notte nella stanzetta della bambina. E ancora più paura aveva dell'acqua, tanto da non sopportare neanche una goccia di pioggia sul vestito, figurarsi. Ma nonostante tutte quelle paure, la sua astuzia non si era spenta e così, pensa e ripensa, trovò uno stratagemma giusto. Mise una sbarra di ferro in mezzo alla cucina, poi con i poteri magici, pochi, che le restavano, la fece diventare invisibile a occhio nudo. Poco dopo Dorothy entrò in cucina, inciampò nella sbarra invisibile e cadde a terra a lunga distesa. Non si fece male per fortuna, ma una delle scarpette d'argento le si sfilò dai piedi. E prima che lei si alzasse per correre a riprenderla, la strega se n'era già impadronita e se l'era infilata. Ed era molto, molto felice per la riuscita di questo espediente. Ora metà del potere magico delle scarpette era suo. Dorothy era proprio arrabbiata per la perdita di una di quelle scarpine a cui teneva tanto. «Restituiscimela!» gridò alla perfida strega. «No, no e poi no, adesso è mia!» «Sei proprio cattiva, non hai diritto di prenderla!» «Diritto no, ora ce l'ho e me la tengo!» sghignazzò la strega. «E prima o poi riuscirò a prenderti anche l'altra!» A queste parole Dorothy perse quel poco di pazienza che le era rimasta, afferrò un secchio colmo d'acqua che aveva appena portato dal pozzo e lo scagliò addosso alla perfida strega, inzuppandola da capo a piedi. La vecchiaccia lanciò un grido altissimo e sotto lo sguardo sbigottito di Dorothy cominciò a sciogliersi. «Guarda che cosa hai fatto!» urlò. «Tra qualche minuto sarò completamente liquefatta!» mi dispiace davvero», disse Dorothy spaventata, mentre la strega continuava a squagliarsi come la cera di una candela. «Non sapevi che l'acqua mi avrebbe fatto morire?» gemette la strega con una voce flebile. «No, come avrei potuto saperlo?» ribatté Dorothy. «Ecco, tra qualche istante non ci sarò più e il castello sarà tuo. Sono stata molto cattiva per tutta la vita, ma mai avrei immaginato che sarebbe stata una bambinuccia come te a farmi morire e metter fine alle mie cattive azioni. Ecco, è finita, è finita!» Con queste ultime parole, la perfida strega dell'Ovest cadde a terra trasformata in una pozza di liquido scuro che si sparse sul pavimento lucido della cucina. Dorothy allora ci gettò sopra un altro secchio colmo d'acqua limpida e spazzò il tutto fuori dalla porta. Raccolse la scarpetta d'argento, tutto quello che era rimasto di quella donna tanto malvagia, la pulì e la lucidò con uno straccio e se la infilò felice. Ora che finalmente era libera di fare tutto quello che voleva, corse ad avvertire il leone della strana fine della perfida strega. La loro prigione era finita per sempre.